Inter e Palermo non sbagliano un colpo e per la Roma non ci sono alternative. Se vuole rimanere in scia, deve battere la Fiorentina dopo i 3 pareggi interni consecutivi tra campionato e Champions. Per l'occasione, Spalletti ha per la prima volta la squadra al completo, col ritorno di Mancini sulla sinistra. C'è Chivu al fianco di Mexès e Totti confermato centravanti. Prandelli, invece, deve fare a meno di Toni, infortunato al piede sinistro, e disegna un attacco inedito con Reginaldo affiancato da Mutu e Montolivo a supporto, in una Fiorentina finora senza mezze misure, 5 vittorie e 4 sconfitte. 8 minuti e la Roma ha già la prima palla gol con Mancini, che appoggia indietro per l'arrivo in corsa di Perrotta. Frey immobile può solo pregare che la palla finisca fuori. Preghiere esaudite e palo sfiorato. Ma al quarto d'ora, al primo angolo dei Viola, la difesa romanista, e fosse una novità, si fa sorprendere. È uno schema quello che porta al tiro Wifalugi su assist di Liverani. Doni non ci arriva e la Fiorentina passa in vantaggio al primo tentativo, con il difensore cieco, non certo un abitué del tabellino marcatori. Per l'ennesima volta, invece, la Roma si regala un avvio in salita. La risposta giallorossa è affidata a Pizarro, schierato più arretrato sulla linea di De Rossi. Un paio di dribbling al limite dell'area e poi il sinistro che spaventa Frey, ma finisce in curva nord. La Roma fatica a trovare spazi, ma quando Totti ne scova uno preziosissimo per Mancini, il brasiliano non controlla da brasiliano e favorisce la chiusura di Wifalugi. Ci vorrebbe un'invenzione per la squadra di Spalletti e l'inventore si chiama Daniele De Rossi, che a 10 minuti dal riposo esplode un destro da 25 metri. Frey si allunga più che può, ma non riesce a respingere il tiro destinato alla rete. 1-1 e secondo gol in campionato per De Rossi, dopo quello in fotocopia all'esordio contro il Livorno, con dedica al massaggiatore Giorgio Rossi. La Fiorentina comunque non sta a guardare. Al 44esimo Mutu impegna a terra Doni, in quella che curiosamente resta la prima e ultima parata del primo tempo. Il romeno poi si fa notare anche per questa gomitata rifilata a Mexès, che gli vale il cartellino giallo. La ripresa vede la Roma con un piglio molto più aggressivo e Mancini ha subito una palla gol clamorosa, col brasiliano solo davanti a Frey, ma il tiro non è irresistibile e il portiere Viola stavolta fa un figurone. Ma la pressione giallorossa ottiene il premio sull'azione successiva. Cross di Tonetto, la palla si impenna, Taddei si coordina alla perfezione e indovina l'angolo basso alla destra del portiere per il gol del sorpasso. Seconda rete in campionato anche per Taddei e Fiorentina gelata. Ma la Roma non si accontenta e sfrutta come abitudine gli spazi offerti sulle ripartenze. Qui è strepitoso l'assist in rovesciata a memoria di Totti per Mancini. Tanto mobile stasera quanto impreciso il tiro. Non basta, Pizarro pesca De Rossi che in posizione regolare gira al volo sopra la traversa. Poi è Panucci con un cross a giro dalla destra a premiare l'inserimento di Perrotta, scivolata che per poco non porta il terzo gol romanista. La Fiorentina esce dall'angolo dopo 10 minuti passati solo ad incassare. Donadel suona la riscossa con una conclusione da fuori che fallisce il bersaglio di pochissimo. Per Mancini si accende la spia della riserva dopo 20 minuti nella ripresa. Al suo posto Vucinic nel nuovo ruolo alla del vecchio. Ma arriva dalla fascia opposta e ancora dopo uno splendido affondo di Panucci l'assist che manda il gol a Roma per la terza volta e Taddei per la seconda. Girata in anticipo su Kroldrup e Frey è battuto. L'ex senese diventa così con 3 reti il capocannoniere del campionato giallorosso. La Roma è un fiume in piena e i Viola rischiano il quarto gol quando Totti scarica sul palo una punizione di inaudita potenza, periodo iellato per il capitano giallorosso. La Fiorentina comunque non ne ha più e si accontenta di una resa dignitosa con Vucinic che perde allo scadere l'occasione di portare a 14 il numero dei marcatori giallorossi. L'Olimpico dunque continua a essere tabù per i Viola, che qui non vincono da ben 15 stagioni, mentre Spalletti riesce a battere Prandelli per la prima volta. Ma statistiche a parte, quel che più importa è la fine della crisettina per una Roma che sabato dovrà misurare la sua voglia di scudetto con la rabbia del Milan. Thank you.